abbiamo pregato, come dicevo, insistentemente con le parole di Papa Francesco, invocando il dono della pace. La pace che deve richiedere ai governi un'assunzione di logiche diverse, ma richiede anche a ciascuno di noi, a ognuno di noi, di fare la propria parte, di farla ogni giorno, semplicemente, gettando acqua sul fuoco, come dicevo, mettendo una parola buona, facendo quel poco di bene, vivendo in maniera solidale giorno per giorno. Beh, questa è una tradizione che si ripete con molto entusiasmo da parte dei cittadini di Benevento, con una fede che è quasi naturale, che non si estingue, che continua. E devo dire, ci ha aiutato anche il tempo, è stato molto clemente il tempo questa sera, quindi come tale abbiamo soffritto di questa benevolenza atmosferica e devo dire che c'è stata compostezza, partecipazione. È bello anche il discorso che ha fatto il Vescovo sulla pace, che speriamo di conservare i nostri cuori, dilatandola anche nei cuori altrui. Ringraziamo Dio perché dopo tanta preparazione ho visto anche l'impegno dei nostri portatori che sono stati veramente eccezionali, anche la riuscita delle preghiere, di tutto quello che abbiamo preparato. Comunque è andato tutto bene, ringraziamo il Signore, chiediamo poi di vivere questo nel quotidiano, nella vita di ogni giorno. È stato bello anche il ringraziamento alla città che ha partecipato, ha fatto sentire il proprio colore lungo tutto il percorso, sì, che non è poca cosa. Benevento non tradisce il Venerdì Santo, penso che ogni beneventano ha nel cuore questo attaccamento molto bello a questa nostra esperienza di fede. Che Dio benedica la nostra città.